Un'altra domanda, Tiziana? Sì, la solita domanda che quando diciamo viene ospite il direttore viene sempre fatta, ossia quale sia l'apparecchio migliore, in particolare tra gli apparecchi acustici sono meglio i modelli intraauricolari o quelli retroauricolari? Ci spiega intanto cosa sono gli intra e gli retro. Beh, retro sì, l'ho capito, quelli che si applicano esatto, qua. Sono due scelte funzionali e anche estetiche. L'apparecchio intraauricolare è nascosto completamente all'interno del condotto e quindi è meno visibile. L'apparecchio retroauricolare, una parte dietro e un tappino che viene inserito dentro l'orecchio. Il retroauricolare è più indicato su bambini molto piccoli o su persone che hanno difficoltà di manipolazione con le dita perché ma dà meno fastidio o no? Fondamentalmente sono uguali, forse con gli occhiali un po' più scomodo il retroauricolare, l'endoauricolare richiede una pulizia, un'accortezza a tenere una manutenzione un pochino più attenta perché essendo alloggiata all'interno del condotto può sporcarsi, può... Sì. Se l'apparecchio è fatto bene può coprire una gamma di sordità fino alla sordità grave, l'endoauricolare, mentre il retroauricolare può andare anche su sordità profonde. Come dico, la scelta è più che altro funzionale. Noi ad esempio di solito quando, avendo il laboratorio, avendo la possibilità di modificarlo, diamo la possibilità al paziente di selezionare se vuole partire con un endoauricolare, poi se non si trova bene passa al retroauricolare o viceversa, quindi non è per noi un problema da quel punto di vista fare un lavoro su un tipo o sull'altro, ecco. E poi c'è una responsività assolutamente personale, cioè da paziente a paziente c'è una variabilità notevole, certo. Chi tollera meglio un tipo, chi tollera meglio l'altro, certamente quelli che sono più raffinati dal punto di vista tecnologico sono sicuramente dei prodotti migliori. Sì, questa era una scelta che abbiamo fatto sulla ricerca di non dare apparecchi tradizionali, cioè apparecchi analogici che alzino il volume. Abbiamo fatto una scelta per queste persone di apparecchi automatici, cioè che regoliamo noi, configuriamo attraverso una serie di programmi. Qual è il livello giusto, diciamo? Voi date diciamo che su un apparecchio tradizionale c'è la rotellina del volume e l'apparecchio, se arriva un rumore molto forte, non interviene in nessun modo. Acutirlo. Deve essere la persona che abbassa il volume. E quindi c'è un continuo manipolazione, un continuo cambio e soprattutto un disconforto passando uscendo di casa, ad esempio, per una strada trafficata. Bisogna dire anche una cosa, che questo tipo di apparecchio di solito è meno tollerato e c'è un drop out, cioè una grossa quantità di pazienti che non lo utilizzano poi alla fine, proprio per la difficoltà anche alla regolazione. Il tipo di apparecchio, per esempio, che abbiamo utilizzato in questa ricerca invece è stato molto meglio tollerato e direi che la quantità di persone che hanno rinunciato ad utilizzarlo è stata praticamente nulla. Ecco, la tollerabilità com'è in genere? Cioè la media della tollerabilità oggi? Dipende anche dalla bravura di chi mette l'apparecchio, certo. Perché ovviamente c'è un certo periodo di adattamento. Devo dire che loro sono stati molto bravi e anche i pazienti hanno visto i risultati e quindi sono stati motivati. Se lei pensa che moltissimi apparecchi rimangono nel cassetto, io li vedo anche in reparto, che non vengono utilizzati perché c'è questo tipo di disturbo, questa difficoltà nella regolazione, beh, insomma, forse vale la pena di utilizzarne alcuni un pochino più tecnicamente avanzati per avere poi ovviamente una maggiore compliance.